Devo rispondere, mi sono sentita in dovere di farlo, di non lasciare così delle parole inascoltate. Inizialmente pensavo di no, un semplice ascolto empatico a volte è sufficiente. Io ritengo davvero che le risposte vadano cercate dentro di noi, a volte impiegano mesi, a volte anni per arrivare. E le risposte a queste considerazioni, sono risposte che non possono essere date dall'esterno, però lasciare così inascoltata una lettera, so che tanti colleghi hanno risposto e lo voglio fare dunque anch'io, con pochissime parole. La prima cosa che devo dirvi è che ho pensato subito di essere io l'insegnante del fratello. Di essere io l'insegnante che ha dato troppe pagine da leggere per queste vacanze, di essere io ad aver dato troppi compiti. Ho pensato anche che ho pensato troppo alla didattica e un po' meno a voi. Mi sono interrogata su questo, ma la risposta non è quella che vi aspettate. La lettera è bellissima, la lettera mette in luce la vostra capacità di essere consapevoli di quello che provate e anche di far valere le vostre richieste. E devo dire che io sono orgogliosa di voi quando riuscite a fare questo, quando riuscite a dare voce. È un segno che stiamo lavorando bene. È un segno che forse la difficile lettura di Anna Maria Ortese che vi ho dato per queste vacanze, magari sta lavorando, magari sta facendo quello che deve fare. Però è chiaro che, insomma, le considerazioni ci colpiscono nel profondo. E mi sono sentita in dovere di rispondere, soprattutto in quanto chiamata in causa come guida. A un certo punto lei dice, vi chiediamo di essere le nostre guide. E io credo sia proprio quello che noi facciamo. Vi siete chiesti voi, per caso, che cosa significhi per una persona che magari sta a fine carriera, che non è un nativo digitale, riuscire ad applicarsi per 8 ore al giorno con la velocità di un bradipo, per riuscire a stare al passo con quello che la didattica a distanza richiede? Vi siete chiesti, magari anziché ridacchiare, delle difficoltà di connessione o di comprensione da parte dei docenti a distanza. Vi siete chiesti, magari, se tutti quei sotterfugi o quel tenere le telecamere spente, non parlo di voi, ma di alcuni di voi, che cosa possa significare per un insegnante che sta dall'altro lato ed è visibile, ed è attaccabile, ed è registrabile? La guida. Quello che voi chiedete, siamo noi, con il nostro esserci, proprio con il nostro tentativo di tenervi impegnati. Ed essere impegnati significa darvi del lavoro. La guida che vogliamo essere è proprio, sta proprio nel coltivare il nostro orto, nel fare le cose, nell'esempio che noi diamo, con l'impegno, con la puntualità, con la preparazione dei compiti, la preparazione dei test, dei quiz alla quale ci dobbiamo sottoporre in queste nuove condizioni. Alla fine del nostro lavoro di DAD, prima delle vacanze di Natale, io vi ho fatto vedere un film che si intitola Il Club degli Imperatori. Ve l'ho fatto vedere per due motivi. Il primo è farvi capire che i trucchi, i sotterfugi esistono da sempre e che è un modo di essere che poi rientra anche nel tipo di lavoro che uno fa, comportarsi nello stesso identico modo. L'altro motivo è cercare di farvi capire che la lealtà, l'onestà, la correttezza, la trasparenza, l'impegno che mettete adesso nel vostro lavoro sarà lo stesso che impiegherete poi da grandi. Meno compiti, io non me la sento. Io mi sento di dare quello che ho sempre fatto. Lo so che non è la scuola,
normalità della scuola, ma quando niente è normale, la scuola deve essere normale. L'impegno che vi si chiede deve rientrare nella normalità. Dovete approfittare del fatto che non avete altre distrazioni, altre cose, per concentrarvi su voi stessi, perché il lavoro che fa la scuola è quello proprio della disciplina stretta, della disciplina dell'autoanalisi. Sono questi famosi strumenti mentali che poi ci aiutano a superare le difficoltà. La guida che possiamo darvi è dire, oh sì, sarebbe molto facile di dire poverini, poveri ragazzi, non hanno vissuto nulla, niente veglione, niente feste, non avranno neanche la festa dei 18 anni, non avranno le loro soddisfazioni, gli amici, il fidanzatino. Sarebbe facile accogliere la vostra benevolenza con questi discorsi, ma quanto sarebbe produttivo da parte vostra ottenere questi discorsi? Quanto vi aiuterebbe a tirare avanti, a essere compatiti? Io non vi voglio compatire, non lo farò mai. Vi sto vicino, vi ascolto con empatia e con tutto l'affetto e con tutta la partecipazione e tutta la comprensione di questo mondo. Se non ce la fate, sarò la prima a capirlo che non ce l'avete fatta. Sarò la prima a cercare di aiutarvi e di darvi altri strumenti diversi da quelli che vi ho dato finora per andare avanti. Ma io devo vedere che davanti alla salita voi comunque, passo dietro l'altro, lo mettete fino alla conquista della cima. Io devo vedere che quello che fate è impegnarvi tutti i giorni. Io devo vedere che il lavoro che io faccio e che vi metto a disposizione su Classroom, voi lo guardate e lo fate. Non dico che lo fate alla perfezione, ma lo fate, che rispettate il mio lavoro come io mi impegnerò a rispettare quello vostro. Io devo vedere che voi state lavorando per il vostro futuro, che non state buttando 2 anni della vostra vita perché siete costretti a stare a casa. Io devo vedere che il mio lavoro diventa il vostro lavoro e che lavoriamo insieme, che andiamo nella stessa direzione, cioè riprenderci la nostra vita. Io tutto questo lo devo vedere ed è questa la guida che io posso fare. È questa. Non ce n'è un'altra. Mi pongo come guida e mi pongo come esempio. Avete passato il terremoto? Passerete anche questo terremoto? La solitudine sia un esempio per il perfezionamento interiore. Questi sono i famosi strumenti che vi aiuteranno a superare le difficoltà della vita. Aprite i libri, aprite gli occhi, aprite la mente. Noi questo possiamo fare nel nostro piccolo. Noi entriamo nelle vostre case come voi entrate nelle nostre. Scambiamoci le nostre esperienze, scambiamoci le considerazioni. Partecipate di queste lezioni, anche se siamo lontani. Fate buon uso di questa situazione e farà parte del vostro bagaglio. Come siete diventati più forti dopo il terremoto, così diventerete fortissimi dopo questo. Non ci sarà nulla che potrà abbattervi, perché davanti a una salita voi questo farete. Prenderete il vostro zaino, ve lo metterete sulle spalle e un passo dietro l'altro arriverete alla cima, esattamente come abbiamo fatto noi. Vi abbraccio.